I 1700 euro della mia vita sprecati peggio. La scena migliore è questa, questa tutto nero. Culo! Culo! Lei è un'attrice porno per davvero, eh? Si chiama sì. Roa. Te ne guardi tante! No, la conosci. Hai conosciuto! Seba commentò in modo ironico con Yuriko Tiger il suo peggior music video, realizzato per la canzone Killing Me, ma che per ovvi motivi non ha mai rilasciato. Fallen rimane il migliore, eh? Ciao a tutti ragazzi. Ciao. E benvenuti su un nuovo video, nuovo argomento! Ma tu quanti ne sforni al giorno? Okay? Bisogna lavorare ragazzi. Allora, oggi volevo, praticamente questo è un video, allora per chi pensa che faccia un video per guadagnarci sopra, questo è vero, perché ti ho speso oltre 200.000 yen, che sono 1.700 euro, per fare un video musicale della canzone Killing Me, due anni fa. Okay. Della canzone Killing Me, che era una canzone che doveva uscire, non è mai uscita. E ancora c'è gente che mi chiede perché non fai uscire la canzone di Killing Me, perché avevo fatto uscire un trailer, che però... Allora, io ho chiamato della gente anche conosciuta, che si era spacciata per gente molto brava. Ti sei fatto qualcuno? Non andato. No, non mi sono fatto mai. Allora, no, perché se non doveva essere fatto proprio male per aver spornato questa cosa. No, e allora vabbè. Perché hai chiamato della gente brava, ma che in realtà non era poi così brava. Ma non lo so, magari col mio non si è impegnata. Vabbè, vedi, magari il video a te piace. Allora, la canzone si chiama Killing Me e proprio chiunque ha fatto il video ha proprio ucciso questa canzone. Allora, e devo un attimo cercare, quindi intanto tu distrai l'audience con qualcosa. No. Aspetta, vabbè. Allora, comunque, vabbè, no, perché dovete sapere che girare un video musicale non è facile, perché c'è tanta gente che mi chiede come si girano i video musicali. Io non sono riuscita, cioè, avevo in mente due video musicali e tutte non ci sono riuscita, perché le chiedono un sacco di soldi, un sacco di permessi e di cose che io non ho. Quindi non permessi? Che permessi richiedono? A me richiedevano anche permessi per usare le location pubbliche. Eh sì, ma quelle le chiedono. Ah, perché tu il video di... Lei ha fatto un video io chiamato... Io ho fatto un video in Akihabara. Sì? Ed era problematico perché continuava ad arrivare la polizia con no, non puoi fare video, non puoi fare foto, non puoi fare video, non puoi fare foto, perché sennò la gente si fermava a guardarmi. Interessante. No, è quello che è interessante. E quindi non sei mai riuscita a girare. Non sono mai riuscita a finire il video di Yuri Kakumei. Secondo te questo video che abbiamo girato per altre cose. Tipo? E altri video con Aruga sono... purtroppo, come avevamo detto, no, anche quelli nella band visual. Purtroppo ho dei problemi con i membri che stanno a stand-by e quindi non riusciamo mai a registrare, soprattutto poi i soldi. Bene, allora, comunque, volevo farvi dire che tutti i video non sono facili da fare e a volte si fanno video che purtroppo non vengono bene. Dai, fai vedere. Iniziamo adesso col video, il video di Killing Me, girato anche questo allo Space. Ah, sul serio? Iniziato il video. Beh, intanto era difficilissimo stare in questa posizione. Poi dimmi se capisci la storia. Ma sei tu, no? Sì, sono io, con una parrucca. No. Sì, no. Chi vuoi che sia, scusa? Ma sul serio? Perché non mi avevi riconosciuto? No! Ti piaceva o non ti piaceva? Mix feeling. E questo chi è? È quella, un'attrice porno. No, no, è vero, sei tu! La voce non è la mia, perché era ancora la versione demo. Tra l'altro riconosci lo sfondo? Tu che hai fatto Bandai Namco? No, che è lo sfondo? È presente Tekken, che c'era uno sfondo con i denti di cane, cioè i soffioni? Sì! Una scena importante. Ma è no, questa? Cosa sta succedendo? Adesso mi sono risvegliato, ero prima uno spaventapasseri che però si è risvegliato su un'astronave. Ok. Tra l'altro questo vestito l'ho messo in lavatrice e si è rotto. Non dovevi metterlo in lavatrice. Allora io smuovo subito la critica che nero stai un po' male. Nero stai un bel pochino male. In che senso nero? Con i capelli neri? Con i capelli neri stai no, un pochino ma poi male. Ti farò rivedere questo video. Il video originale non era così scuro. Hanno fatto un contrasto strano. No, però è vero, è un po' strano. Cioè è troppo... Scuro, è proprio... Cioè, no, però... è girato male. Cioè perché è rallentatore di punto in bianco? No, ma l'ha fatto rallentatore ma non hanno girato con una telecamera. Lei gnocca comunque, gnocca. Ok, la gnocca di bambù va bene. Guardate che recitazione. Io avevo il cappello di chi ti ha registrato la canzone oggi. È arrivato. Cos'è? No, lei è gnocca. Sì, lei è gnocca. Almeno una cosa bella del video c'è.
Lui preme bottoni a caso verdi. Verdi. Non c'è. Però effettivamente confronto i tuoi video, già questo all'inizio non mi convince per niente. Tranquilla che peggiora. Bene. Peggiora. Però 1700 euro a questo video, proprio i 1700 euro della mia vita sprecati peggio. Però adesso riconosci lo stage di Tekken. Oh dai. L'unica scena di mia cucca l'abbiamo usata due volte. Ah, è vero. La scena migliore è questa. Questa tutto nero è la scena migliore del video. Perché c'è un pezzo nero? Scusa, che è successo? Lei qua sta sollevando un cervello che non è stato aggiunto in computer grafica perché costava. Sì, voleva ancora altri soldi. Io dopo aver visto questo, guarda, rinunciamo. Guarda, la scena di fighting poi. Non direi mai che è stato girato da un professionista. Ma anche l'editing, che cos'è? Questa è Miranda Ibáñez, comunque è una youtuber da 2000 iscritti, 2 milioni di iscritti. 2 milioni! Oh. Sì, che però lei pensa che l'ha fatta venire in Italia, eccetera, per girare video di Tornado e poi non si è mai presentata a fare le registrazioni, quindi non è mai uscito. Perché di nuovo nero qua? Ma sono le scene più belle quelle di nero. Perché sono nere? No, ma... What? Perché? Cos'è? Cos'è? È una scena difficile. La corsa era credibile. Guarda che bel vestito però. Culo! Culo! Lei è un'attrice porno per davvero, eh? Si chiama Roa, se la volete... Te le guardi tante! No, la conosci... Hai conosciuto! No. Ma no, me l'hanno presentata! Guarda, queste sono le cose importanti, poi perdi il filo narrativo. Io non ho capito un cazzo di questa storia, so solo che hai copiato lo sfondo di Tech, hai messo due gnocchi e un culo e sei vestito da Pirati dei Caraibi, ti prego! Secondo te hai fatto bene a non far uscire questo video, hai fatto sì, bene? Ok, hai fatto bene, perché il mio di Yurika com'è era molto ammattoriale, no, ma questo... però almeno era gratis! Questo è costato tanto... Posso dire? No, ma sai cosa? Se tu fai un video semplice, ecco, consiglio che no, se volete fare un video musicale e non avete soldi, fatelo semplice. Perché per fare un video così complicato ci sono bisogno di un sacco di soldi o almeno di un team bravo. Qua avevo un po' di soldi, cioè, ma capito, se l'inizio era... Io a volte mi capita di dare un budget... un video musicale in realtà può costare anche, cioè almeno sì, vabbè, il mio video noi abbiamo chiesto il preventivo per fare l'inizio di video di Haruka con quanto, un video quanto vi ho sparato? 10.000 euro. Sì, vabbè, però in Giappone si fanno strapagare. Il mio, quello di Higher, è costato sui 5.000, così, o anche un po' di... non mi ricordo, non c'è, però, insomma, costano. Però, per esempio, ci sono dei video che... quello di Neverland costa molto meno, però costicchia anche quello alla fine, cioè un pochino, qualcosina devi spendere, sì. Però, se usate amici che sono bravi a fare cose e gente che vi fidate, riuscite anche con 1.000 euro a fare un bel video musicale. Beh, giudicate voi quando vedrete il video di Neverland, dite che è bello, vi prego, sono giù, ma ci sei te nel video, quindi sarà sicuramente almeno decente. Io spero di essermi mossa bene. No, lei è stata bravissima. Lei devo dire che io quando canto non mi ricordo mai il testo delle canzoni, è proprio una sfiga. Guardate, se dovete girare un video musicale, imparatevi il testo, perché mezzo delle mie riprese... Non dirlo tu, però. No, me le dici, perché magari, per esempio, il video di, che ne so, io l'avevo ascoltato una volta, Neverland, quando ho fatto il video. Però tu sei brava, sarà che tu fai la cosplayer, quindi hai fatto il cosplay di una cantante brava. Sì, è vero, no, quando io faccio anche questi, diciamo, video musicali, qualsiasi cosa, anche se io sono vestita normale, per me è cosplay. Automaticamente io entro in quella parte. Mi vesto in un certo modo, devo recitare in un certo modo, sento com'è fatta la musica per recitare in un certo modo. Poi la interpreto, perché per esempio tu in Neverland eri tutto un po' come tutti i video, no? Un po' misterioso, un po' vedo, sì. Non vedo. Io sono sempre vedo, non vedo, perché non vedo un cazzo. Cioè, la gente mi chiede, tu vedi? Oppure, perché ti nascondi gli occhi? È lo Sharingan. È lo Sharingan. Mi hanno detto di dire così. il mio manager. No, è diverso. Io invece, infatti l'hai sentito in registrazione, quando canto Neverland sono più pimpante in un certo senso, sì. Perché io interpreterei Neverland così. Vabbè, poi tu l'hai anche cantato un'ottava sopra, come insomma, sai, le ragazze cantano più in alto dei ragazzi. Sì, a parte certi ragazzi.
Beh, sono, nel senso, magari tipo c'è anche gente, ragazze invece, che hanno un'estensione vocale pazzesca, che cantano bassissime. Comunque, vabbè, ditemi se vi è piaciuto questo video, ditemi se volete che lo faccio uscire, spero di non doverlo, no, non credo che lo faccio uscire. Se non lo fai uscire, guarda. No, lo faccio uscire con il nostro commento, perché sennò quel video là veramente, ti immagini se lo facessi uscire così sul canale principale? Cioè, qualcuno mi direbbe, ma hai finito i soldi, non lo so. Sì, è vero. No, ma più che altro anche la canzone, non l'ho fatta io, infatti fa cagare. Quindi era anche ma era una delle prime canzoni che ho registrato. Quindi la canzone fa cagare, mettiamoci Yuriko come main. No, non parlavo di Neverland, parlavo di Killing Me. Neverland sicuramente la faccio uscire, già in fase di produzione. È un video che è venuto benissimo, ci sono un sacco di scene, una storia che penso che si capisca. Se non la capiamo, ci sarà già Lilletta che ci farà il video, il video. Vabbè, voi pensate, Yuriko come è fatta a diventare famosa? Ecco, comunque è un bel video. Vabbè, comunque ditemi, guardatevi il video, ditemi se vi è piaciuto e vabbè, Killing Me direi che... Vabbè, scrivetemi nei commenti se secondo voi Killing Me ho fatto bene a non farlo uscire o se era meglio. Secondo me non dovevi neanche dare i soldi a questo. Secondo me non dovevo neanche fare il video reaction. No. Anzi, proprio tagliamo sto video, basta, ciao a tutti!